Partirà domani mercoledì presto il quarantenne Andrea Barbera con la sua piccola imbarcazione a vela dal porto di San Leone per fare la circumnavigazione dell'isola. L'iniziativa è denominata Solo Around Sicily. Barbera affronterà la lunga tappa da solo, senza l'aiuto di nessuno. Ha con sé però il necessario per consentirgli la circumnavigazione dell'isola, radio a bordo e quant'altro necessario, e si appoggerà localmente ai vari circoli velici. L'iniziativa è sponsorizzata dal club Punta Piccola di Agrigento. Per Andrea ha anche lo scopo di creare per il prossimo anno un appuntamento velico che abbia svolgimento a San Leone e che possibilmente duri un paio di giorni. L'evento si può seguire nella pagina Facebook denominata Solo Around Sicily. Allora, un sogno che ho sempre avuto da bambino, quello di circumnavigare la Sicilia con un catamarano sportivo non abitabile. Next è il mio catamarano che ho preparato negli ultimi mesi per affrontare questa navigazione, che farò totalmente in solitario, senza assistenza. Considerate che il catamarano non ha una cabina, non ha un riparo. Quindi sarò totalmente esposto alle intemperie, le onde, il mare, il vento, tutta l'attrezzatura sarà stivata e conservata dentro dei bidoni stagni, dei contenitori, appunto, dove l'acqua di mare non può entrare. E al di là della sfida sportiva, che mi piace farla perché sono un avventuriero, mi piace in generale l'avventura, gli sport estremi, voglio che questo giro possa diventare l'anno prossimo una regata anche nazionale, dove si possono confrontare i migliori equipaggi italiani e i navigatori solitari, proprio una regata che parta qui da San Leone, che abbia come punto di partenza San Leone e che faccia il giro della Sicilia, magari a tappe coinvolgendo anche altri comuni siciliani. Potrebbe essere un evento importante per prolungare, diciamo, l'estate agrigentina e anche per avere un richiamo turistico, culturale e sportivo. Mi ricordi Ambrogio Fogar quando partì con la sua vela da Castiglione della Pescaia, diventò poi un punto di riferimento internazionale. Assolutamente, io già a 15 anni leggevo i libri di Ambrogio Fogar, sognavo il suo giro del mondo, è stato un mito per me. E come lui, Soldini, Vittorio Malingri, tutti quelli che hanno ottenuto risultati incredibili come navigatori. L'itinerario qual è? L'itinerario: partirò dal porto di San Leone all'alba di mercoledì, le condizioni meteo prevedono appunto una finestra buona di ottima di metro di meteo, di vento, quindi partirò la mattina presto alle prime luci dell'alba, direzione ovest, probabilmente prima tappa sciacca. Io sarò ospitato nei circoli nautici affiliati alla Federazione Italiana Vela, porterò in giro per la Sicilia il nome e il guidone del mio club nautico, che dove sono socio, che è il club nautico Punta Piccola, il più antico club di vela agrigentino, che mi supporta tecnicamente e anche In caso moralmente. di maltempo cosa farai? In caso di maltempo ci sono delle procedure che si adattano a bordo per appunto mettere in sicurezza l'imbarcazione e soprattutto me stesso, però chiaramente se il maltempo sarà esagerato dovrò restare fermo a terra.